Cari amici di FibiTV, rieccoci qui a un nuovo appuntamento con Radio Zapping in questa serata di sabato 25 marzo, reduci dal Heart, mi ricordo più adesso, Orf Hour, cioè l'ora di buio, in questo sabato sera privo di gare di campionato. Tanto partiamo con Offenbach e Be Mine. Ricordo che stasera è in programma solo l'anticipo della serie B, che non so neanche quale sia. Non so neanche se sia ancora in corso o se è finito. Intanto siamo a Shed a Light di Robin Schulz e David Guetta. Perfetto, riunione finita. Il momento è adesso, dal 22 al 25 marzo. No. GNV, traghetti per Sicilia, Sardegna, Spagna, Marocco, Tunisia, Albania e Malta. Negli anni 80 il rock. Questa è di Sheeran, Shape of You, che ormai è finita. Questo mi sa che è il medesimo canale di prima. Maria di Blondie, anno 99. Fa un po' Natale sta canzone. Questa è Magic, featuring Nancy Go, un po' di Italo Dance. Ancora Offenbach? Viaggio sto disco. Domattina. La famosa Infinity. Tutto sì, Benevento. Non ha avuto l'esito che si sperava. Il calcio di rinvio dal fondo da parte dell'estremo difensore del Trapani, poi la possibilità di un'azione di una ripartenza con Curiale che chiama il pallone, riceve, la mette in rete. Il 3-1, match concluso. Il gol di Curiale che ha visto il compagno. Ha fatto un gol in diretta. Il pallone lo ha cercato, lo ha individuato. Trapani Benevento dell'area piccola è arrivato precisamente all'appuntamento con la. Guarda che sono quasi le 10:20, quindi partite ormai siamo quasi finite. Di due minuti dalla conclusione della fase di recupero, non c'è più niente da fare per il Benevento, che dunque continua in una serie negativa che rischia di allontanare il Trapani. Continua quindi la risalita. A un certo punto del campionato, ricordo che ieri sera l'Italia ha battuto l'Albania 2-0 e poi martedì amichevole in Olanda. Domani iniziano i motori con la Formula 1, Gran Premio d'Australia. 32esima giornata, quello che vi è stato raccontato nelle scorse ore da Emanuele Dotto, una sfida in zona playoff vinta dal Cittadella per 1-0 nei confronti dello Spezia. Ricordo che domani, per quanto riguarda la Serie B regina, per l'assenza della massima divisione che ha lasciato il campo alle nazionali, domani ci sarà la grande sfida primato tra Spal e Frosinone, mentre si attende soltanto che cali il sipario su questa partita interessante.
contrastante tra una squadra che ambiva a punti promozione e ad un'altra che ha trovato praticamente, perché il triplice fischio è vicino, punti salvezza importantissimi in questa risalita che la formazione siciliana ha iniziato nel corso del oggi fa un po' così. Ritorno sicuramente impeccabile la condotta tattica degli uomini che se va, sì. Andrea in giro, tornare indietro. Ancora David Guetta, World Light View, successo dell'inverno scorso. Rini Grandi datura con Will Be One. Questo è anche... no. Summer of Energy, bagnato Gigi datura. Canzoni ragazzi. Lay Down on Me. Rudimental Dead Sheeran. Queste qui, Sardegna, Calabria, Grecia, Barcellona. Bella questa, Rafael Gualazzi, l'estate è di John Wayne. No, sbagliato, Lorenzo Fragola. Sbagliato. Sei luce che entra. Ti scatterò una foto del grande Tiziano. Ti chiamerò perché del 2009, credo. Uguale. Non è che cambi moltissimo, Vabbè, avete notato, no? La tua Ford con più di 4 anni. Scegli Ford Motorcraft Service. Vabbè, direi di chiudere qui questo appuntamento di questo sabato 25. Finalmente prossima settimana torna la Serie A. Intanto abbiamo ancora Shed a Light. Bene, ricordiamo che appunto sabato prossimo torna la Serie A. Ci saranno le due romane in anticipo. Sarà Roma-Empoli in anticipo di sabato sera. Naturalmente c'è, cioè, prima concentriamoci su questo weekend e a questo punto vi diamo appuntamento alla prossima puntata e continuate a seguire le nostre iniziative di VBTV. Ciao ciao!